Macro categoria studi e boutique legali e professionali, categoria diritto societario. Il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno emergente M&A. E andiamo a leggere la motivazione insieme. Per l'estrema competenza e affidabilità con cui il team si impegna a fornire una consulenza di qualità, assistendo con professionalità, rigore e accuratezza i clienti nelle operazioni di M&A, per aver dimostrato una profonda conoscenza della materia e maturato negli anni un'importante esperienza internazionale. Il premio va a Ceccarelli e Silvestri, società tra avvocati. Saluto in collegamento con me, lo intravediamo già, l'avvocato Francesco Ceccarelli, legale rappresentante di Ceccarelli e Silvestri, società tra avvocati. Avvocato, ben trovato, grazie per essere qui. Grazie a voi, è un piacere essere ospiti di questa premiazione. Ci lusinga molto la motivazione perché effettivamente sono tanti anni che operiamo nel mercato M&A e quest'anno, anche se il mercato è in controtendenza, nel senso che le operazioni M&A, da quello che ci consta, sono veramente poche. Noi chiuderemo l'anno a 12 operazioni e quindi siamo molto contenti di quest'anno, anche se è un anno non bellissimo sotto altri punti di vista. Esatto. È, come abbiamo letto anche nella motivazione, una materia che necessita, come tutte le cose, però magari in questo caso ancora di più, di una profonda conoscenza. E voi negli anni avete proprio maturato questa esperienza internazionale. Quest'anno che cosa, se posso impostarla così la domanda, che cosa vi lascia, come dire, in eredità? Lei ha già detto un anno sicuramente molto difficile, ma soprattutto come guardare adesso al futuro? Allora, il futuro lo vediamo molto roseo. Tra l'altro, abbiamo già ricevuto il mandato per altre quattro operazioni per i primi mesi dell'anno, sempre M&A, sempre con fondi, una con un partner industriale e speriamo poi nel corso dell'anno di assumere altri mandati, però già insomma, ci sono dei bagliori di luce che ci fanno ben sperare per il 2021. Ok, quindi insomma diciamo che nonostante tutto ci sono nuove basi su cui poggiarsi per andare oltre. E anche importante, altra cosa che abbiamo letto nella motivazione, il rapporto con i clienti, no? Proprio perché poi i rapporti si sono in qualche modo rimodulati in questo anno. Sì, il rapporto con i clienti è fondamentale in queste operazioni. Teniamo conto che se un cliente ti affida in mano la gestione di quello che ha costruito durante la sua vita, il rapporto non può che essere fiduciario. Noi, uno dei nostri pregi è quello di sviluppare con i clienti questo rapporto giornaliero che poi ci porta nei momenti in cui il cliente decide di smobilizzare la partecipazione, ci porta comunque ad assisterlo e quindi a seguirlo per tutto quello che comporta un'operazione M&A. Tra l'altro siamo anche molto contenti del fatto che chi è subentrato e quindi acquistato partecipazioni dai nostri clienti ci ha confermato l'incarico e quindi oltre ad essere stati i legali della parte cedente siamo stati anche incaricati dalla parte acquirente di portare avanti il lavoro che avevamo comunque instaurato con la società. Quindi questo ci rende molto felici e sono contento di questo fatto e devo comunque ringraziare il mio team e il nostro studio a nome mio e del mio socio Emanuele Silvestri perché in questi anni oltre ad aver costruito una reputation che va oltre i confini della nostra regione abbiamo anche consolidato all'interno dello studio figure professionali di altissimo livello che si sono specializzate in particolar modo nel settore M&A, anche in tutti gli altri settori di punta dello studio.
Allora, naturalmente complimenti a tutto il team, al suo socio che lei giustamente ha nominato, grazie a lei, all'avvocato Francesco Ceccarelli, il legale rappresentante di Ceccarelli e Silvestri, società tra avvocati, per questo premio che ricordiamo è Boutique di Eccellenza dell'Anno Emergente M&A. Insomma, a presto, ai prossimi riconoscimenti. Grazie, speriamo di essere al più presto ripremiati perché comunque l'attività va avanti con sempre maggiore soddisfazione, è in incremento l'attività, stiamo ampliando anche i settori di intervento, quindi mi piacerebbe riprendere anche l'anno prossimo il premio come non più categoria emergente, ma come studio specializzato in M&A, però mi farebbe piacere anche prenderlo per altre tipologie di settore legale, Certo, certo, quindi. certo. Beh, si parte da qui e poi appunto vedremo cosa succede. Grazie ancora, avvocato, e complimenti. Grazie, Grazie a voi, buona serata a tutti. buona serata.